Grazie ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come potete dire, ho messo un attimo in pausa perché mentre sto registrando questo video ho avviato anche una live streaming. Ok, a quanto pare, anzi funziona pure bene. Allora, quest'oggi ho della legna di birce, qui ne ho piantata altra, infatti mano a mano sta crescendo sempre di più. Allora, per un motivo molto molto semplice, anzitutto poso l'ombrello qui, cioè l'ombrello, scusate, il letto, perché mi è venuto in mente l'ombrello, non so il vero motivo. Allora, innanzitutto era un po' di tempo che non tornavamo qui in Minecraft Vanilla nella serie principale. Allora, ma quest'oggi, come potreste, cioè come non potete immaginare, comunque quest'oggi qui nella serie principale andremo a costruire una piscina. Quindi intanto fammi vedere quanti ne sono. Allora, potrei tranquillamente utilizzare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto, quindi 9 da una parte e 9 dall'altra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi siamo 2, 3, 4, chiudo. Allora, andiamo di qui a 5, 6, 7 e gli ultimi 2, di cui uno praticamente libero, questo è l'ottavo. Ok, quindi sostanzialmente qui si farà un piano più in basso perché in questo modo si potrà inserire il legno di birch come pavimento, perché magari sarebbe carino utilizzare due tipi di legno per fare il diciamo, per così dire, per fare la contrapposizione tra i due lati, cioè tra il pavimento e il lato. Sta pure facendo buio e lagga pure un pochino Minecraft. Quando attivo OBS, sia dalla parte in cui faccio live, sia in modalità registrazione, lagga. Diciamo, non dico poco, cioè non dico tantissimo, ma ogni tanto ci sta un bel po' di lag. Però a quanto pare, diciamo, devo trovare il modo diciamo, di ottimizzare un pochino meglio Minecraft. Perché non dipende dall'OBS, almeno quanto ho capito. Nel senso, proprio il gioco a volte non riesce a essere ottimizzato al meglio. Allora, riprendiamo. Innanzitutto serve il pavimento. Allora. Ok. Tanto 9x9, quindi più di uno stack sicuro servirà, perché un 8x8 avremmo utilizzato per uno stack preciso preciso. Invece in questo modo ne riusciamo a utilizzare un po' di più e un po' ce ne avanza. Allora, ora ci servirebbe
legno di oca che dubito di avere qui sopra. Infatti credo di dover scendere. Allora, qui la terra sicuro verrà posata. Infatti, qui di legno c'è praticamente nulla. Qui ci posso essere due pezzi di neve e qui l'uno. E quindi l'unica cosa che al momento potrò fare è quella di scendere, perché comunque sì, giù per sistemare un po' le cose ne ho prodotto abbastanza di legna, infatti ora. Ok, un uovo che non mi serve. Infatti, come potete vedere, ho finito la parte del barbabietole, però devo continuare ad allargare la zona del tetto, però poco male. E qui diciamo che ho un bel po' di roba, quindi tra minerali e sto con quell'altro, e dovrei cominciare a portare tutto su, ma diciamo che per il momento non ne ho né il tempo né la voglia di fare, quindi allora, intanto vediamo quanti ne riesco a fare di scalini. Però a quanto pare un bel po'. Quindi 4 me ne avanzano. Che tranquillamente ci posso fare un crafting table, che quelli sono sempre utili. Perché si è sceso? Ok, si era un attimo buggato, però poco male. Allora, direi tranquillamente di proseguire in questo modo. Però qui c'è l'altro pezzo di scala. Tranquillamente potrei, volendo, mettere al contrario. Però in questo modo, ok, brutto da vedere. Però se togliessi lo scalino di sotto e ci mettessi semplicemente un blocco, sarebbe carino. Tanto di là ce l'ho il blocco da mettere, quindi poco male. Allora, sicuramente direi di farlo di un paio di blocchi di larghezza, perché in questo modo la scala sarà utile. Ora sistemerò pure quest'altra parte. Allora, tranquillamente si può fare in quest'altro modo, perché così in questo modo si riesce a avere sia le schede da una parte e dall'altra, ed è pure carino. In questo modo di qua abbiamo tripla tonalità ed è molto carino, per così dire, da vedere. Allora, prendiamo innanzitutto un altro blocco d'acqua. Ok. Ah, perché tu di qua? Ti avevo chiesto di qua. Ok. No, non l'angolo, ma di qua. Infatti è diventato pure ghiaccio. Allora, perché questo siamo in altezza. Quindi, per evitare di fare troppo ghiaccio, la cosa che si potrebbe fare è fare una sorta di tetto. Quindi, mo, appena finito con l'acqua, sì, è una cosa che si farà. Ok, ci siamo. Allora, per fare il tetto, comunque una cosa più o meno carina, innanzitutto devo tornare in magazzino, perché comunque vorrei riutilizzare il legno di bercia,
per vedere se ok, le fence si possono fare tranquillamente. Lo so, le ho fatte tante, però meglio abbondare che averne poche. Te le posso mettere qui, ok, non è male. Allora, le posso piazzare qui nell'angolino? No. L'unica cosa che magari posso fare, ne ho tre, ne potevo lasciare una di più e fare in quest'altro modo. Così, utilizzando allo stesso tempo Yang, nel senso sotto i pezzi di birce in questo modo e sopra le scale di oca, in questo modo si riesce a ottenere in qualche modo una scala, cioè un sistema decente per utilizzarle. Però l'unica cosa che si può fare in questo caso è quella di prendere questo legno di troppo, cioè questo qui che avevo piantato, che comunque per il momento l'ho piazzato qui, ma vorrò fare in futuro un sistema di semplicemente di per piazzare legna, cioè per una farm di legna sottoterra. Ok. Allora, in questo caso ce l'ho, ok, la grande, oppure allo stesso tempo pure le scale da piazzare, poi quelle, il ghiaccio mano a mano lo romperò. Se lo rompo subito, poi con lo freddo che fa qui sopra si riforma. Quindi il modo per non far formare il ghiaccio è questo. Poi in futuro farò una seconda piscina per formare il ghiaccio, che a parer mio potrebbe essere molto molto utile, perché in questo modo si riuscirà a farmarne un bel po', perché ho notato che anche se di poco sul ghiaccio si riesce ad andare più veloce che correndo normalmente. Poi questo vale anche per quanto riguarda il ghiaccio craftato, quindi spero di, cioè quello craftato, quello normale piazzato, quello, diciamo, quello blu, il packet ice, e quello poi quello il packet ice, quello blu. Innanzitutto poi dovrò farmi un piccone con seed touch, però per il momento posso utilizzare questo qui. Cioè per il momento farò la piscina, poi quando avrò il piccone si farà la seconda. Ci sarà la farm di ghiaccio. Allora, pensavo di fare un tetto fatto bene, se riesco, quindi che comunque si vada fino sopra. E sta rivelando buio un'altra volta, mi sa, ok. Quindi questo è per quanto riguarda il primo livello di tetto, perché comunque in questo modo sotto avremo subito la differenza tra i due tipi di legno, mentre sopra sembrerà che i tipi di legno non sono due, ma solamente quello di oca. Allora, pure a te ti prendo, tanto poi andrò pure a dormire. Ok, quanto pare sembra una cosa pure abbastanza carina. Ok,
Diciamo che il fatto che il giorno e la notte durano 10 minuti l'uno potrebbero modificarlo leggermente, magari un quarto d'ora, che 10 minuti a volte è veramente poco, in particolar modo quando si fanno questi tipi di costruzione. Diciamo non basta mai il tempo. Allora, intanto riesco a posso salire tranquillamente poi dovrò scendere tranquillo. Sicuramente dovrò riscendere giù e prendere altra legna di oca. Perché, a parte il fatto che sono duro scendere, che sono caduto, confesso. No, col piccone. Allora, te li posso tranquillamente lasciare qua. E a quanto pare, comunque, sembra una costruzione veramente fatta bene. Allora, tra le cose di, come si chiama, di, nelle ceste, non so, non ricordo se ho della glowstone. Spero vivamente di sì, perché altrimenti devo tornare all'interno del Nether per andare a recuperare. Allora, questo dovrebbe essere un 5x5, in teoria, se ho fatto bene i calcoli. 1, 2, 3, 4, 5, esatto. Ok, ora ci sta un 3x3, quindi dovrebbero essere alla fine 9, quindi la legna di birch, cioè bella che è bastata, meno male. Alla fine ne piazzerò solo uno perché sarà il centro, anche se un domani potrebbe essere carino magari aggiungerci, so, una bandiera o qualcosa del, cioè, una bandiera o qualcosa del genere. Ora posso tranquillamente rompere tutto il ghiaccio, come vedete non se ne è formato più da quando era prima, e qui sotto comunque è buio. Quindi spero vivamente di avere delle lampade, così le posso piazzare sia sott'acqua che sopra il tetto. Anche se veramente se ne formano veramente tanto in poco tempo. Allora, ok, siamo arrivati con gli ultimi blocchi di ghiaccio rotti. Allora, vediamo se qui trovo nelle cose del Nether solo due pezzi, e quindi dovrò tornare all'interno, cioè dovrò andare nel Nether per prendere la glowstone, che tanto non è che me ne servirà chissà quanto, però, cioè, ora come ora ne prendo quanta più ne riesco a prendere, e in questo modo riesco a produrre, diciamo, in futuro, se me ne servirà ancora, la posso utilizzare allo stesso modo, cioè la posso utilizzare senza dover tornare ogni volta, e a parte un po' di lag qua e là. Allora, diciamo che qua in zona, oddio, sì, ce ne sta, ma devo comunque stare attento perché rischio ogni 3x2 di cadere. Quindi questo al momento non ne posso, cioè sì, le posso prendere facendo semplicemente una scala. Ok, ho preso tutti i blocchi, no? Allora,
Vediamo innanzitutto quella più utile da prendere, che sembrerebbe questa qui. Ok, allora io le sto prendendo quanto più possibile, per un motivo semplice, cioè, come ho spiegato, per i prossimi giorni, cioè i prossimi video, che non si sa mai potrebbe servire, però allo stesso tempo meglio prenderne di più perché non so in questo video quanto me ne potrà servire. Allora, ok, ne ho preso tranquillamente uno stacca, e 4. E sì, i nostri 17 blocchi di glowstone l'abbiamo presi. Tanto io cerco sempre di illuminare il più possibile, perché è sempre utile illuminare il più possibile. A parte prima adesso cascare loro malissimo, però motivo più per illuminare la zona. Allora, posso stare un secondo all'interno del Nether e subito mi vuole tutta sta fame. Ok, allora direi tranquillamente innanzitutto in alto ai quattro angoli. Ok, mancherà l'ultimo blocco di qua. Ok, questo per quanto riguarda l'alto. Quanto riguarda il basso, li metto stessa cosa, però invece di mettere all'angolo angolo li metto ad un blocco più verso il centro rispetto all'angolo. Ok, alla fine me ne aveva messo solo uno perché si era ribuggato il gioco. Questo, vedete, questo è il tipo di lag che mi fa. Ok, a quanto pare ci siamo. Allora, ragazzoli belli, direi poi prossimamente quando andrò a prendere dei pesci magari in acqua, cioè sì, grazie, lì stanno, però nei vari fiumi qui in zona, e magari riesco a raccattare un bel po' di pesci, li metto direttamente all'interno della piscina. Magari così in questo modo è pure più carino cioè da vedere il posto. E non è quella non è monotono come appena creato il gioco, cioè, è vero, come appena creato il mondo, però è vero. Spesso e volentieri capita che cioè è bello esplorare tutto quanto, però è pure bello creare un mondo bello e fatto bene. Mare qui a terra invece di metterci la stone, posso metterci quella interna e riberie, così sì, danno più energia, posso mettere della luce, e qui magari fare una strada di ghiaia, cose del genere. Comunque è pure carino organizzare il video, cioè il mondo in questo modo, che poi pure io come fesso mi sono andato a mettere così in alto per la creazione del mio mondo, per tutto il problema di tutta questa neve e cose del genere. Però poco male, e diciamo la neve la posso prendere, raccogliere facilmente. Poi posso creare farmeli sia di neve che di ghiaccio in modo molto semplice. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e di seguirmi sui social, quindi su Instagram, Twitter, Instagram,
cioè Instagram, Twitter, Facebook, ovunque voi vogliate. Vi saluto, ciao a tutti voi.